Ok. Pour moi, c'est un grand voyage, un con voyage de venir de la Sardaigne, faire 2000 milles pour arriver ici. C'est déjà une grande aventure. Et faire de la course pour mettre toute mon expérience d'envie spendue sur la voile, technique de performance sur un vieux bateau, mais sur une course de solitaire où les French sont les plus forts. Alors, nous sommes partis à la Sardaigne le 20 septembre. Moi, mon fils qui a 10 jours et ma femme, et nous avons fait des étapes et le bébé il a passé Gibraltar qui a 17 jours et nous avons pris aussi Forcept en Gascogne. Nous avons traversé la Gascogne en 24 heures, arrivé à Lorient et bon, c'était vraiment une belle aventure, un bel voyage. Je vais changer, comment dire, à voltage parce que commence la course, je suis agoniste et je vais pousser beaucoup sur cette course, j'espère de faire le meilleur résultat possible. Mon moto, là, 20 ans, moi. In tutto il mio viso, io sono été sportif. J'adore aussi la croisière, ma sono cose diverse. E questa volta sarà più difficile delle altre, perché il y a des bateaux più competitivi, il y a des concurrents più competitivi, ma j'adore ça. On verrà sur mer. Abbiamo deciso molto tempo fa di intraprendere questo viaggio grazie anche alla mia qualifica ottenuta con la vittoria della All-Star. Questo viaggio in tre, io, mia moglie e il bimbo, nato appena 10 giorni, se vogliamo una piccola follia, ma siamo sentiti sicuri di farlo. Io navigo per i mari, lei naviga per i cieli, siamo entrambi naviganti e questa esperienza ci ha unito e convinto di fare questo bellissimo viaggio di un mese. E siamo partiti da Cagliari appunto il 20 settembre scorso a tappe, abbiamo passato Gibilterra che il bimbo aveva 17 giorni, abbiamo fatto il passaporto a 3 giorni dalla nascita del bebè e poi siamo arrivati nel Golfo di Biscaglia, abbiamo preso un Forza 7 e tutto è andato molto bene e siamo arrivati qua dopo un mese. Adesso si volta pagina, l'avventura del viaggio è finita e si pensa alla regata per andare il più forte possibile, fare il miglior risultato possibile. L'obiettivo di questa regata è quello di fare il meglio possibile come sempre, perché sono un agonista puro, la mia soddisfazione sono le vele, le performance e dunque sono qua per combattere, fare la mia. So che la concorrenza quest'anno è molto più forte delle precedenti, con barche più veloci, concorrenti più agguerriti, ma il bello della gara è questo e si vedrà all'arrivo.